Buonasera e bentornati ad una nuova puntata del Gandino Saturday Night. Terza puntata e questa sera avremo come ospite il consigliere regionale Michele Schiavi. Eccoci, buonasera a tutti, buonasera Emilio. Accomodiamoci. Grazie. Pure. Oh, come stai? Bene, dai, tutto a posto? Tutto bene, grazie. Eletto consigliere, il consigliere più giovane al momento in consiglio regionale, l'emozione di essere stato eletto. Beh, l'emozione è tanta, di rappresentare anche una fascia d'età importante come quella dei giovani, come quella dei ragazzi, quindi anche la responsabilità diventa ancora di più. Essere eletto in consiglio regionale a 24 anni è sicuramente una bella prova anche di coraggio di tante persone che hanno deciso di darmi la loro preferenza. Tuo primo consiglio regionale poche settimane fa, qui sei stato segretario per la seduta perché è più giovane, giusto? Esatto, il 15 di marzo c'è stato il primo consiglio, il consiglio di insediamento, che è stato un momento molto, molto emozionante. I due consiglieri regionali più giovani, quello più giovane di maggioranza e quello più giovane di minoranza, hanno questo compito e questo ruolo di fare i segretari d'aula e quindi in qualche modo devono fare l'appello, devono fare la chiama delle persone che devono andare a votare, perché nella prima seduta si eleggono il presidente, il vicepresidente e i segretari effettivi del consiglio regionale, che poi hanno proprio il compito di guidare la nostra struttura del consiglio regionale. Quindi è stata un'emozione doppia, perché per la prima seduta, la mia prima volta in consiglio regionale, ero seduto nei banchi della presidenza e non al mio posto, che invece poi mi è stato messo assegnato tra i banchi della maggioranza, e quindi è stata un'emozione doppia vedere ancora più da vicino come funziona la macchina. Assolutamente sì. E politicamente chi è che ti ispira da sempre? Questa è una bella domanda in realtà. Mi sono fatto ispirare da una giovane Giorgia Meloni che aveva appena fondato un partito al 2%, e quello mi ha spinto quando avevo 14 anni a entrare a far parte di questo partito. Persone che mi hanno, se posso dire, insegnato, non so se è la parola giustissima, a fare politica, e che mi hanno detto di guardare al buono e al bello di chiunque, anche di persone che magari hanno idee totalmente politiche dalle nostre, personaggi storici, politici storici che hanno idee politiche diverse dalle nostre, ma sono convinto che sia importante prendere il buono, comunque ciò che condividiamo, da ogni persona e che si faccia la politica. Sei stato votato, se non sbaglio, più di 6.000 preferenze, e quindi aspettative alte, come le gestisci? A 6.638, ci tengo a tutte la precisione, e sono aspettative alte soprattutto perché magari anche a differenza di altri candidati, di altre campagne, queste preferenze arrivano per il 99%, il 95% per essere precisi, dal territorio della Val Seriana e della Val di Scalve, quindi c'è stata una forte indicazione territoriale di un territorio che ha paura di essere ancora sottorappresentato nei prossimi anni, e quindi ha deciso di affidare a una persona di un partito di maggioranza un po' anche il grido di dolore di questo territorio, o comunque il grido relativamente alle cose che qui non vanno. Questo aumenta ovviamente la responsabilità dell'agire in questi giorni, ma poi nei prossimi 5 anni all'interno del Consiglio regionale, sapendo di rappresentare tutta la regione, tutta la provincia di Bergamo, ma in modo particolare questo bellissimo territorio della Val Seriana e Val di Scalve. La politica è una cosa per i giovani? Ma io sono convinto che la politica debba essere per i giovani, non so se lo è adesso oppure no, però sono assolutamente dell'idea che i giovani debbano occuparsi di politica e la politica debba occuparsi dei giovani. Spesso la politica decide di non occuparsi di chi non vota o di chi magari è ai primi anni, alle prime armi, deve ancora decidere chi votare, cosa votare e se andare a votare. Bisogna anche raccontare ai giovani che la politica è anche la politica di tutti i giorni, cioè la scelta di fare o non fare un campo da calcio, oppure la scelta di creare una sala dedicata ai giovani dove poter fare le prove musicali, dove poter fare progetti bellissimi come questi. Un giovane come tutti gli altri deve essere però valutato in base alle sue capacità, competenze. Esatto, a quello che dimostra, e invece spesso noi partiamo dal presupposto diverso, cioè consideriamo uno solo perché è giovane incapace. Ecco, questo è un errore che la politica deve smettere di fare, e pian piano proviamo a dimostrarlo. Senti, tu sei esponente dei Fratelli d'Italia, esatto, che tra l'altro sta andando fortissimo, e quindi questo in questo fatto. Momento storico è così. Però abbiamo visto che ci sono poi, come dicevi tu, per i giovani vari tipi di attivismo, ad esempio quello ambientale, e quando si incontrano non sempre vengono delle cose positive. Ad esempio
Firenze con Nardella che è andato a ripulire appunto la facciata imbrattata di Palazzo Vecchio da attivisti ambientali. Cosa ne pensi? Ma ne penso il male assoluto, se posso essere gentile, nel senso che io sono contentissimo quando ci sono dei giovani e dei ragazzi che su qualunque tema politico, su qualunque scelta politica decidono di impegnarsi politicamente, anche attivamente all'interno della società, e ce ne sono decine di migliaia che sul tema dell'ambiente, che è un tema su cui la si può pensare in ogni modo, ma che oggettivamente anima i giovani soprattutto, è un tema molto importante, ci sono decine di migliaia di giovani che lo affrontano nella maniera più corretta del mondo, discutendone, proponendo anche delle alternative che possono essere anche drastiche. Ci sono altri gruppi come questo gruppo Ultima Generazione, che già nel nome fa sorridere, perché vorrei capire chi li ha dichiarati loro Ultima Generazione, anche andando a rovinare compiendo degli atti criminali, perché dobbiamo chiamarli con il loro nome, questi sono atti a tutti gli effetti criminali. Quindi io sono felicissimo, sono stato molto felice e contento non di quello che è successo, ma della reazione del sindaco Nardella di Firenze, che è un sindaco, e quindi abbiamo condiviso magari un percorso insieme. Politicamente non è il mio partito, però certo, ha avuto una reazione, penso, da persona di buon senso. Cioè, ha fatto parlare. Ha fatto molto parlare, ma penso che abbia fatto anche parlare il fatto che per come ha dimostrato, e ha fatto molto bene su questo il sindaco Nardella, sono servite migliaia di litri di acqua, 5.000 litri di acqua, per pulire quello che è stato l'imbrattamento da parte di questo gruppo di sedicenti attivisti. Che consiglio ti senti di dare ad un giovane che magari vuole entrare in politica o affacciarsi a questo mondo? È difficile dare consigli. La prima cosa che dico di fare è fatelo, cioè se avete la voglia di farlo, fatelo, senza aver la paura di non essere all'altezza, non essere in grado, di fare delle figuracce, perché non esiste nessuno che nasce imparato nemmeno in politica, anzi la politica penso sia uno degli ambienti dove c'è sempre necessità di studiare, di fare, di mettersi in gioco e di prendersi anche qualche rischio. La politica poi è anche quella, prendersi dei rischi, accettare di prendersi dei rischi, ma farlo per un qualcosa in più rispetto alla propria ambizione personale, che deve esserci, cioè è giusto che ci sia, ma deve essere anche quello di provare a lasciare sul proprio territorio, per le persone con cui si condivide, la propria comunità, provare a lasciare qualcosa in più rispetto a quello che c'era quando si è arrivati. Poi l'altro consiglio, questo lo posso dire in prima persona, a un giovane in politica diranno sempre: non è il tuo turno, aspetta un attimo. Ecco, non fatevi fregare, se posso dirla come me l'hanno detta a me, ma che è vero. E non ti faccio suonare al piano, che sta già buono, perché io la musica c'entriamo poco, ma giocheremo a, diciamo, il peccato, ma non il peccatore. Gli 8 personaggi di cui andremo a parlare, ovviamente in ordine sparso, e non sapremo mai cosa ne pensi. Mi piace tantissimo questo gioco. Il tuo pensiero a chi è associato, insomma, in questo modo. E io li ho qua. Beh, allora, non condividiamo la stessa idea politica, ma lo reputo un bravo amministratore, perché ha dimostrato di essere capace di cambiare la sua città con uno spirito anche molto pragmatico. Poi su tanti temi, in modo particolare quello del coinvolgimento dei cittadini e delle persone, in modo particolare anche del coinvolgimento di certi mondi associativi della città che amministra, non ho condiviso il come lo ha fatto. Il secondo? Beh, contraddittorio mi verrebbe da dire, perché è sicuramente una persona che ha dimostrato di saper, di essere capace comunque di girare l'Italia, raccontare la sua idea di politica, la sua idea d'Italia ai cittadini. Non ne condivido spesso i toni. Qua mi metto in difficoltà. Posso dire che penso sia una delle poche persone che fa politica di cui non condivido assolutamente nulla. La trovo molto ideologica e poco concreta, quello di cui non abbiamo assolutamente bisogno in Italia oggi, e anzi penso che con la scusa, do un indizio, con la scusa dell'essere donna, del femminismo, l'abbia più sfruttata, non perché creda veramente in questo tema, in questo problema, ma solo ed esclusivamente perché in questo momento è quello che va di moda, è quello che tira. Quindi direi che non ne condivido proprio nulla. Ok, però abbiamo 4 donne. Però abbiamo, quindi sono 4. Esatto. Beh, allora lui in realtà è il mio collega per solo 2 mesi, perché poi è incompatibile, ha scelto di mantenere un'altra carica pubblica che ha.
durante la prima seduta è stato il consigliere che ho dovuto chiamare più volte, perché quando lo chiamavo non veniva mai a votare e quindi dovevamo sempre chiamarlo più volte al voto. Penso che sia la persona che in Italia oggi rappresenti di più genio e sregolatezza, perché nel suo ambito, nel suo ambiente è oggettivamente geniale, ma è lui, non potrebbe essere diversamente. Beh, anche lui è una persona con cui abbiamo condiviso insieme all'interno del direttivo di questo organo sovracomunale. Devo dire che qualche volta ce le siamo anche date dal punto di vista verbale, ma sempre comunque confrontandoci su aspetti e temi molto concreti del nostro territorio, e ho sempre trovato una persona comunque su questi aspetti, su questi temi, molto preparata. Cosa che vi assicuro purtroppo non è la normalità, quindi non condivido tutto, ma abbiamo lavorato bene insieme. È un'amica, quindi diciamo non condivido anche con lei politicamente quasi nulla, è un'amica, però penso che sia e stia dimostrando di essere una valida amministratrice nel suo comune, sul suo territorio. Stiamo facendo molti progetti insieme con lei e con altri amministratori, in modo particolare giovani amministratori del territorio. Stiamo facendo molti progetti insieme, anche dimostrando che proprio nei casi in cui non si condivide magari un'idea politica o non si condivide il partito a livello nazionale per cui si vota, si può comunque realizzare qualcosa, soprattutto per i giovani e con i giovani sul territorio insieme. Mi ha dato il suo sostegno morale, che per me è stato importantissimo. Beh, è una delle persone a cui appunto mi ispiro nella mia attività politica, e penso che se la metà dei politici italiani studiasse tanto quanto studia lei, avremmo un Parlamento e una classe politica dirigente molto più all'altezza rispetto magari ad alcuni di quelli che oggi mi sta, non avevo dubbi, ma mi sta stupendo positivamente lo standing istituzionale che ha in questo momento, quindi penso sia veramente a tutti gli effetti una donna delle istituzioni che sta facendo bene il suo lavoro. Chiudiamo con questa persona. Questa persona è stata una persona importantissima per me, la conosci anche te, importantissima perché per me. Nel periodo delle scuole, che comunque, ecco, gli anni delle scuole superiori per me sono stati degli anni formativi anche dal punto di vista politico importantissimi, perché sono stati i primi anni in cui ho partecipato a dibattiti, confronti e lei mi ha dato la possibilità. Ho fatto rappresentante di istituto e rappresentante di classe in una scuola comunque come quella di Gazzariga, che aveva 1300 studenti. Io ho perso le tu hai perso le lezioni. Quanti anni dopo? Uno o due anni dopo? Sì, due anni dopo, mi sa, perché io non ce l'ho già più a scuola. E devo dire che questa persona, io anche qui penso che se tutte le insegnanti o comunque una gran parte delle insegnanti della scuola italiana fossero e avessero la passione che ha lei nel trasmettere il suo insegnamento, anche andando oltre quella che è la sua materia di insegnamento, però a trasmettere veramente la passione per il fare qualcosa, avremmo ragazze giovani molto più appassionati non per forza della politica ma di qualunque altra cosa, della loro passione, del loro tema che gli interessa di più, quindi ad avercene. Salutiamo, dai, questo possiamo dirlo. Dai, diciamo. Che Elisabetta Cosseggio, la salutiamo. La nostra mitica prof. Ne abbiamo parlato bene, quindi possiamo dirlo. Esatto. Assolutamente. Abbiamo detto, tra l'altro, l'unico peccatore che insegna. Esatto, esatto, bravissimo. Abbiamo creato questo. Insomma, grazie Michele. Grazie mille a voi. Sei stato qui per una veloce chiacchierata e noi ci vediamo alla prossima puntata del Gandino Saturday Night.